Allora, buongiorno a tutti, intanto, ciao, io mi chiamo Luca, siamo qui con la nostra azienda, si chiama IDR Tools e siamo per presentarvi le tecniche, la strumentazione che sono necessarie per il recupero dati da hard disk e da mobile phone, quindi smartphone, tablet e così via. E come noi applichiamo queste tecniche poi chiaramente alla parte di forensic, quindi come prepararlo per chi si occupa poi di fare analisi. Allora, noi siamo a Pordenone presso il Polo Tecnologico, giusto per dare due cenni di storia per capire da quant'è che facciamo questo mestiere. E nel 1999, con l'azienda che avevamo precedentemente, ci occupavamo di riparazioni elettroniche direttamente su schede madre di computer portatili, quindi lavoravamo BGA, SMD e così via, facciamo diagnosi e riparazioni. Poi nel 2003 abbiamo cominciato a offrire servizi di recupero dati, quindi da prima utilizzando prodotti chiaramente che erano presenti sul mercato. Dal 2013 abbiamo creato una startup invece che si è occupata della creazione di prodotti di recupero dati, quindi c'erano delle cose che non ci piacevano sui prodotti che erano nel mercato e quindi abbiamo deciso di sfruttare quella che era la nostra esperienza, la nostra conoscenza per creare i nostri prodotti. Da prima uso interno e poi chiaramente abbiamo pensato anche di metterli nel mercato. Diciamo che la nostra innovazione è stata soprattutto nel fatto di vedere che quella che era l'analisi forense e il recupero dati sono sempre stati su due binari completamente separati. Quindi il tecnico di informatica forense doveva analizzare quella che è una copia fisica di un hard disk, di un telefono o di più telefoni, volumi RAID e così via, e da lì diciamo è abbastanza coperto e completo e ci sono già ottime skill. Il problema era quando questa immagine non si poteva avere, quindi disco guasto, telefono distrutto, semplicemente con password ATA per bloccare l'area dati e così via. Cose che nel recupero dati sono bypassabili, quindi io posso creare un'immagine di un disco danneggiato, per esempio. Allora, la nostra idea è stata quella di mettere assieme queste due visioni diverse, questi due approcci diversi per l'acquisizione di una device e quindi creare tutta la parte necessaria a chi poi si occupa di analisi per avere un'immagine, sia da prodotti funzionanti che non funzionanti. Io mi occupo prettamente degli hard disk, mentre Marco poi vi parlerà della parte telefoni. Diciamo che per quanto riguarda gli hard disk, la cosa più importante da analizzare è il firmware. Il firmware del disco è ciò che noi utilizziamo sia per fare una diagnosi del disco, sia per fare alcune riparazioni, o meglio, bypassare alcuni errori, sia poi per imbrogliare in qualche modo il disco, per esempio in presenza di una password ATA. Quindi diciamo che la cosa più importante per noi è saper lavorare a livello di firmware. Faccio un esempio, se voi prendete un disco come questo, abbastanza standard al giorno d'oggi, provate a cambiargli l'elettronica con uno che voi dite identico, non funzionerà. Ok? Questo perché, poi vedremo, ci sono dei dati all'interno del PCB, all'interno di una flash in questo caso, oppure all'interno del processore, dipende dai modelli, che si chiamano adattativi, che fanno sì che quel PCB, quell'elettronica, sia unica e valga solo per quel disco. Attraverso un approccio firmware noi possiamo sostituire le elettroniche portando dietro quelli che sono i dati unici contenuti nella ROM. Normalmente si suddivide il disco in due parti, uno che è il cosiddetto PCB, quindi Print Circuit Board, cioè la scheda elettronica, e l'altro che è tutto il resto, quindi il case con i piatti, testine, magneti, motore di rotazione, cioè tutto ciò che non è scheda elettronica. Dal punto di vista degli standard, diciamo che di standard su un disco c'è ben poco. Comunicazione tra il disco e il computer, quindi il canale dati per intenderci, ma tutto ciò che sta prima del canale dati cambia da
da marca a marca, in alcuni casi da architettura ad architettura. Quindi all'interno della stessa marca avrò quelle che si chiamano famiglie, che sono fondamentali per capire come è strutturato un disco. Per esempio questo, io a occhio posso dirvi che è un disco da 2 tera della famiglia Diablo 3S o Diablo 3D di Western Digital. Non c'è scritto da nessuna parte. Oh, tramite dati di etichetta riesco a capire questo. Questo mi serve perché se io devo cambiare un pezzo, devo rimanere all'interno della stessa famiglia. Per quanto riguarda il PCB, contiene l'unica parte standard, cioè i connettori. Per il resto, diciamo che di standard c'è ben poco. In realtà un minimo di struttura simile un po' per tutti c'è, per cui avrò un microprocessore, normalmente è il chip più grande. Vicino al microprocessore molto probabilmente troverò una memoria flash, dico molto probabilmente perché non c'è sempre. Normalmente sono 4 più 4 piedini. Dopodiché ho il controller del motore di rotazione, dei buffer e così via. Quindi più o meno la struttura può essere simile. Dal nostro punto di vista c'è da dire che all'interno di questa parte del disco non c'è il firmware completo. Quindi il firmware vero e proprio non è qui. Qui c'è una minima parte di firmware. E vi posso dire che è la parte che è necessaria in fabbrica per fare i test di funzionamento, poco più. Dopodiché il tuning viene fatto quando vengono unite le due parti. Facciamo un esempio che è Seagate. Seagate ha alcune fabbriche che producono l'elettronica, alcune fabbriche che assemblano la parte meccanica e poi c'è la fabbrica che mette assieme elettronica e meccanica. Quindi l'azienda cinese che fa solo la parte elettronica deve poter testare l'elettronica con delle ROM di test per essere sicuro che il funzionamento è corretto. Dopodiché la parte che fa la meccanica testerà la meccanica, chi mette insieme tutto crea quello che è il vero e proprio firmware, perché il firmware deve essere per forza di cose con i dati del disco. Vedremo, perché ogni gruppo testine è diverso da un altro, ogni superficie è diversa da un'altra, quindi vengono fatti dei test per creare delle tabelle, possiamo dire, di dati per adattare quella parte elettronica a tutta la meccanica, la parte magnetica, che viene infatti chiamato adattativo. Sul PCB abbiamo, come dicevo, un minimo firmware, che è quello che ci serve per lavorare in quello che noi chiamiamo safe mode, cioè una modalità di fabbrica che però prevede un set di comandi molto molto ridotto. Quindi il lavoro che noi possiamo fare qui è ben poco. Per inciso, del PCB, se vedete quei tipi di dischi lì che sono dei Maxtor piuttosto vecchi, vi direi ce n'era. Dischi moderni, difettosità del PCB molto bassa. Ok? Il più delle volte può sembrare che sia il PCB il difetto, ma è molto raro come difetto. È molto più probabile che sia sulla parte di firmware residente sui piatti, che è la parte più grande. Andiamo a vedere un attimo come funziona la scrittura, perché così poi andiamo a vedere dove sono tutte le parti. Quella che vedete è una foto presa al microscopio di una testina. Si possono già vedere che in realtà ci sono due elementi, perché non è un elemento unico. C'è un elemento di scrittura, un elemento di lettura. E normalmente sono di dimensioni diverse. Questo è importante per alcune tecnologie che vengono applicate oggi, che poi vedremo. Cosa succede quando una testina vola sopra una superficie? Vola sopra una superficie che è magnetizzabile, che è resa magnetizzabile, perché i piatti o sono d'alluminio o di vetro, però hanno degli strati che lo rendono magnetizzabile, e vengono scritte chiaramente dei dati, quindi degli zeri e degli uni. Okay? Questo perché io tramite un campo magnetico indotto cambio il campo magnetico che c'è sulla superficie. Questo è come funziona. C'è la parte più piccola che io posso magnetizzare, che si chiama bit cell, che contiene il valore appunto di un bit, quindi o è 0 o è 1. È chiaro che più piccola è la dimensione del bit cell, più dati posso mettere su un disco, perché riesco a mettere chiaramente più bit cell. Infatti la gara è nel diminuire la dimensione del bit cell. Qui c'è anche un esempio che spiega un attimino il discorso che si sente ogni tanto in giro.
Se io ho dei dati sovrascritti, c'è chi mi dice che può tornare indietro di 7 livelli sui dati vecchi. Ok? Allora, il discorso è questo. Il bit cell è composto da più campi magnetici, non ha un campo magnetico solo all'interno. Nel caso, qui c'è un esempio di un disco da 3 tera, produzione 2013, un bit cell conteneva quelli che vengono chiamati micrograins e ce n'erano ben 18, quindi ho vari campi magnetici, non ne ho uno solo. Se i campi magnetici sono tutti nella stessa direzione, avrò uno zero. Se anche un solo campo magnetico è in direzione opposta, avrò un 1. Quindi va da sé che è molto probabile che se io ho un solo campo magnetico diverso dagli altri, ho uno 0 dove prima c'era un 1, cioè ho un 1 dove prima c'era uno 0. Se ne ho più di uno, probabilmente ho un 1, ma anche prima di sovrascrivere c'era un 1 e così via. Questa è la teoria. La pratica dice, e questa era una bella white paper di un'azienda dell'Ontario di nome Action Front, che poi è stata acquisita e chiusa da Seagate perché dava informazioni evidentemente troppo interessanti, e avevano fatto un esperimento con il microscopio a scansione magnetica. Quindi, ok, so che è così, come funziona? Hanno fatto delle prove e delle proiezioni. A quel tempo il disco si parlava di un 20 giga, ok? Quindi quelli erano i tagli. E da prove fatte, vista la velocità di scansione fisica proprio di un microscopio magnetico rispetto alla dimensione del piatto, visto che poi ci deve essere un uomo a discriminare bene o male se era uno 0 o un 1, considerando avere un team che lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7, col microscopio che non si ferma mai, loro dicevano nel giro più o meno di un secolo riesco a tirare fuori il 50% dei settori di un disco da 20 giga, che non vuol dire i dati, i settori. Quindi magari ho anche la sfortuna di tirare fuori quelli a zero. Quindi va da sé che nessuno può permettersi di aspettare un secolo lavorando 24 ore su 24 per cercare di tirare fuori forse 10 giga di settori. Quindi alla classica domanda se è sovrascritto cosa faccio, se è sovrascritto è un bel problema. Quindi o si va a vedere se quei dati in qualche modo erano considerati bad sector per cui riesco a tirarli fuori, oppure nella maggior parte dei casi non tiro fuori nulla. Qui ci sono le tecnologie attuali e previste, sia da Seagate ma anche da Hitachi e da tutti gli altri. Diciamo che attualmente siamo ancora in PMR, quindi in scrittura perpendicolare. Significa che dischi più vecchi, parlo di 15 anni fa per intenderci, avevano i campi magnetici che erano paralleli alle superfici. Giustamente occupavano un certo spazio. Se io quei campi magnetici li metto in verticale, occupano molto meno. Per cui è stata inventata la scrittura perpendicolare, che ha reso i piatti più spessi, ha cambiato la struttura stessa del piatto, perché c'è una parte attiva all'interno dei layer, e però mi permette di creare dischi maggiori. Facciamo un esempio. Al periodo dei Maxtor 6Y080, i Diamond Max Plus 9, che molti di voi, quelli magari un po' più vecchi, si ricordano, avevano piatti da 80 giga. Attualmente un piatto è a terabyte level, quindi o un tera o superiore. Questo è stato il cambio da LMR, quindi longitudinale, a PMR, cioè perpendicolare. Ed effettivamente è l'attuale, anche se in questo momento, poi vedremo, anche l'SMR sta prendendo abbastanza piede. Poi abbiamo gli ibridi, ormai li fanno un po' tutti, quindi c'è un disco SSD assieme a un disco tradizionale che fa da cache, da grande cache, diciamo, e quindi velocizza le operazioni. Poi abbiamo la Shingled Magnetic Recording, che non è altro che la struttura a tracce sormontate, e poi ho una slide che spiega un attimino come funziona. Questo è quello che c'è attualmente. Poi c'è quello che sognano di fare, perché per intenderci quella che vedete come HAMR, Heat Assisted Magnetic Recording, saranno perlomeno 6-8 anni che Seagate dice quest'anno esce. Quindi diciamo si aspettano che uscirà abbastanza velocemente. C'è l'Heat Magnetic Assisted Magnetic Recording e la sua evoluzione poi. Praticamente l'idea è questa, di creare una superficie dove il bit cell è ancora più piccolo. È chiaro che se il bit cell è più piccolo e più vicino, uno può influenzare l'altro essendo campi magnetici.
L'idea è di avere una superficie che è molto difficilmente magnetizzabile, che quindi molto difficilmente si influenzerà da parte a parte e molto difficilmente perderà i dati, però molto difficilmente si farà scrivere. Quindi l'idea è di mettere un bel laser che scalda il punto dove devo andare a scrivere, grazie al calore l'energia che mi serve per scrivere è inferiore, quindi posso scrivere il dato è tra virgolette più salvo e posso aumentare ulteriormente la densità. Addirittura parlano nel caso del DOT di passare a bit cell talmente piccoli da avere addirittura proprio una dimensione di un campo magnetico, però staremo a vedere. Questa è la struttura della PMR, diciamo che in PMR loro parlavano di arrivare a dischi da 100 terabyte entro il 2025, in realtà vi dico che c'è un altro problema, il problema di quella che viene chiamata altezza di volata, cioè la mia testina vola sopra una superficie che deve magnetizzare, più è distante, più il cono del campo magnetico che farà fa un segno grande e quindi occupa spazio. Quindi più mi avvicino alla superficie e più posso permettermi di usare dimensioni più piccole di bit cell. Okay? Il problema è che più mi avvicino alla superficie, più è facile che la testina vada a crescere sulla superficie. Quindi il problema, come è stato risolto finora? Hanno usato un gas con una densità diversa rispetto all'aria. Quindi i dischi che normalmente non sono sottovuoto, hanno un foro che serve per far entrare l'aria che viene filtrata e serve per far volare la testina, in questo caso sono sigillati e contengono elio e non aria. In questo modo la testina può permettersi il lusso di viaggiare a un'altezza più bassa, però parliamo comunque di dischi da 10 terabyte, non certo da 100 tera, quindi la sfida è ancora aperta. Poi si sono inventati l'SMR, questa è sempre Seagate, di solito è quella che ha più fantasia. Praticamente io prima vi ho detto che le testine hanno due dimensioni diverse, lettura e scrittura, ok? Quindi Seagate dice, per scrivere, se scrivo una traccia con una testina grande, come diceva una vecchia pubblicità, se scrivo una traccia con una testina grande occupo tanto spazio, ok? Se io però in quello spazio lì ci faccio stare più di una traccia, allora guadagno spazio. Quindi cosa succede? Che le tracce vengono rimpicciolite al più possibile e messe una a fianco all'altra senza avere un gap una con l'altra. Addirittura si sormontano. Ok? Per cui quando la mia testina, che è più larga di quella traccia, va a scrivere, deve per forza di cose scrivere due tracce e mezzo, per esempio, o tre tracce, a seconda di quanto è larga la testina. Questo può andare bene se ho una macchina virtuale enorme che devo scrivere una volta sola e sono a posto, non va tanto bene se comincio a avere file di testo, immagini, perché è chiaro che ogni volta che io ho un piccolo file devo scrivere tanto e chiaramente la scrittura è il momento in cui il disco può avere problemi e fallire. Okay? Quindi questa veniva usata in quelli che loro chiamavano dischi archive, cioè fatti apposta per gestire file grandi, macchine virtuali, ma che poi si sono ben visti di tenere solo a livello di archive, perché siccome costavano meno, li hanno cominciati a mettere nei box USB. Questo vuol dire che un utente non lo sa, lo utilizza per le foto, per i file di testo e tutto, e ben presto il disco comincia a non leggere più. Western Digital pare che stia strutturando la cosa in maniera diversa, perché è una pubblicazione di poco tempo fa su T13, che è il sito che si occupa di tutti gli standard, vogliono fare un disco ibrido SMR e CMR, cioè CMR, cioè il disco tradizionale, quindi un pezzo di disco dedicato a file piccoli e un pezzo dedicato a file grandi. Questa, diciamo, è un po' l'evoluzione che ci troviamo ad affrontare in questo momento e sicuramente non ci aiuta nel nostro mestiere. Passiamo a che cos'è esattamente il firmware. Allora, tutti i dischi hanno bisogno di un software che gli permetta di dialogare con un PC, quindi di dialogare su un canale SATA. È un software che è all'interno del disco, è un software embedded, non è un vero e proprio sistema operativo, è un po' più, diciamo, un po' meno sviluppato,
e normalmente, perché comunque ci sono sempre eccezioni, viene suddiviso in due parti, una parte nell'elettronica e la maggior parte viene messa sui piatti in un'area che non è raggiungibile dall'utente ovviamente, quindi c'è come uno sbarramento, si può leggere da zero alla fine del disco, ma sotto zero dove c'è il firmware non si può leggere e scrivere. Normalmente noi il firmware lo dividiamo in parti, quelli che qua vengono chiamati moduli non sono altro che i file del firmware stesso. Abbiamo i cosiddetti data modules, firmware modules e techno modules. Data modules sono tutte quella parte di firmware che mi serve per accedere all'area dati, quindi all'area utente. Mentre firmware modules sono pezzi di firmware, i techno modules sono tutti la parte di firmware che mi permette di lavorare in technological mode. Il technological mode è quel modo che mi permette di togliere quella barriera, quindi io posso leggere e scrivere anche sotto lo zero. Quindi accedo al firmware. Ci sono un particolare tipo di comandi che si chiamano VSC, Vendor Specific Command, che vanno inviati, bisogna accreditarsi perché c'è una chiave da inviare, dopodiché si può lavorare anche nella zona firmware. La parte sul PCB normalmente la dividiamo in un bootloader che c'è all'interno del processore, poi posso avere o una ROM. Diciamo che nel recupero dati la chiamiamo ROM, ma il più delle volte è una flash, ma lo standard dice che la chiamiamo ROM, anche se sappiamo che è sbagliato. Una ROM che può essere una flash, oppure c'è nel caso di Hitachi ROM e NVRAM che sono separate, che hanno dentro quelli che abbiamo detto prima, gli adattativi per poter utilizzare le testine. E poi ho sui piatti la directory di tutti i file del firmware, i moduli di security, quelli che gestiscono le password, quindi i file di overlay che non sono altro che codice da eseguire, quindi non sono tabelle ma è codice. Abbiamo la parte più importante che si chiama translator, che è quella che si occupa di gestire l'area dati. Se questo non funziona, voi avrete un disco che viene riconosciuto, è tutto a posto, ma non riuscite a leggere nemmeno un settore. La parte di self-test l'ho saltata perché è un qualcosa che noi non usiamo per il recupero dati, perché il self-test sono i test di fabbrica, la prima operazione che fa il self-test è eliminare tutti i dati, quindi ovviamente è un qualcosa che noi non facciamo. Attraverso il firmware noi possiamo diagnosticare un disco, bypassare alcuni problemi minori, possiamo riparare il firmware, la corruzione di firmware dipende dalle serie, dai modelli, forse alcuni di voi si ricordano i primi Seagate 7200.11 da 500 GB, che Seagate diceva di fare il recupero gratuitamente, poi non lo faceva, ma quello è un altro paio di maniche, avevano un problema di gestione dello smart, che faceva sì che il disco non venisse riconosciuto più. Era un'instabilità firmware ereditata dalla vecchia piattaforma, quindi in quel caso avevamo più di un 90% di casi che erano puramente firmware. Poi chiaramente ci sono marche dove ci sono più problemi misti e marche dove sono solo problemi fisici perché il firmware obiettivamente è fatto molto bene. Quello che possiamo fare anche è ingannare il disco, quindi load mapping RAM, loader e hot swap. Cosa vuol dire? Significa che io posso addirittura saltare delle superfici, quindi ho una superficie grafiata su un Western Digital che tempo fa era un non recupero nulla, in realtà avendo i prodotti giusti io posso tranquillamente dire ok, qual è la superficie che non legge? La 3, ok, leggimi tutte le altre tranne la 3 e tirare fuori i dati da quello che riesco a leggere. In più con i loader e con l'hot swap io inganno il disco perché un disco che non raggiunge lo stato di ready, non mi dice chi è, io lo inganno utilizzando un disco sano e così riesco ad accedere perlomeno all'area firmware. Quindi ci sono anche dei trucchi che possiamo usare per riuscire ad accedere. Possiamo importare informazioni della ROM, quindi cambiare le schede elettroniche e modificare i dati di tuning di read-write, quindi delle testine. Qui cercherò di non andare troppo in là, se no non c'è più tempo. C'è tutta la parte relativa al posizionamento testine, quindi la calibrazione viene sempre gestita dal firmware. Ci sono problemi a livello di offset tra testina di lettura e scrittura, anche questa è una cosa che viene gestita dal firmware, fa sempre parte di quello che abbiamo chiamato adattativi, e la parte di translator che vi dicevo prima, cioè chi gestisce l'area dati,
perché mi traduce una posizione fisica in una posizione logica, cioè gli LBA che poi chi fa forensic utilizza. Vabbè, qui è la schermata dell'utility, tramite l'utility firmware possiamo appunto accedere, questo è un esempio di un firmware di Western Digital, questi sono i moduli e quindi io posso andare a lavorare sapendo cosa fare ovviamente su tutte queste parti qui. Poi ho le tecniche di copiatura che sono anche qui tecniche avanzate, dove addirittura, come vedete sul lato alla mia sinistra, possiamo saltare le testine non funzionanti. Possiamo sostituire chiaramente le parti interne, quindi serve un ambiente pulito, un classe 100, altrimenti la polvere entra nel disco. Noi utilizziamo normalmente Clean Bench e ci sono i separatori per le testine e per rimuovere i piatti, perché le testine non devono mai entrare in contatto l'una con l'altra, altrimenti si danneggiano. Questo è un esempio di laboratorio e io ho finito. Ok, allora adesso inizio io. Io sono Marco Marella. Questo dovrebbe essere. Riesci a girarmelo intanto di là. Io sono Marco Marella e sono la persona che segue il recupero dati dalle device mobili, quindi dai telefoni. Come Luca introduceva prima, noi facciamo sia recupero dati da hard disk che da unità mobili. Oggi chi lavora in questo ambiente sa che il mercato è caratterizzato da player come UFED e quindi Cellbrite, come Oxygen, come XS Forensics, eccetera. Quindi tutte strutture e aziende che producono dei software sostanzialmente che prevedono il funzionamento della device. Quindi la device deve funzionare ma magari bloccata, eccetera, eccetera. Chiaramente quando ci si trova in una situazione di questo tipo, dove qui andiamo ad estremizzarla un attimino, il problema è che quei programmi lì e il metodo lì di attacco non è più valido. Questo telefono qui probabilmente non si accenderà più o giù di lì. Il discorso qual è? Non appena c'è questo tipo di problema, noi riusciamo ad intervenire. Riusciamo ad intervenire su device fisicamente rotte, gli hanno sparato, esplose, pezzi, eccetera, eccetera. Questo perché? Adesso lo vedremo anche qui. Perché il nostro approccio è un approccio più hardware, quindi andiamo a prendere la device danneggiata, andiamo a estrarne la scheda madre. La scheda madre avrà poi varie parti elettroniche, tra le quali una parte di memoria, che può essere una memoria tipo MMC o MCP, o altro a seconda del tipo della device, e andremo tramite dei lettori di questi chip, per intenderci questa è la misura del chip e questa è la misura di un telefono. Quando voi sparate ad un telefono, chiaro che se siete fortunati beccate il chip abbiamo finito di giocare, però ci sta come rapporto. Quindi un po' di fortuna non la si nega a nessuno. Se il chip non è stato preso, riusciamo a intervenire. Prendiamo la scheda madre, ne separiamo il chip di memoria, ovviamente il tecnico deve avere uno skill level adeguato per poter capire che chip deve prendere, perché chiaramente ci sono dei metodi di riconoscimento, oltre a quello classico di internet, ma fingiamo che per ora non possiamo utilizzarlo per vari motivi. E quindi ecco che ci troviamo con la scheda madre in mano e incominciamo a lavorare, a tirare giù la scheda. L'approccio che il tecnico adesso ci mostra è un approccio classico, quindi a caldo, con una pistola d'aria calda si leva via lo shield che di solito protegge anche dai disturbi elettromagnetici che loro stessi generano la memoria e il processore. A quel punto si identifica qual è la memoria, la si estrae e si comincia a fare le operazioni di pulizia. Vedremo che le operazioni di pulizia sono gravate dal fatto che molto spesso c'è della colla. Questa colla che viene messa dal produttore sotto ed intorno al chip viene messa non tanto per farci far fatica a noi, quanto per aumentare le caratteristiche meccaniche
Del chip stesso. Il chip è un chip in package BGA, quindi Ball Grid Array, quindi tutte quelle palline sono dei piedini. Quei piedini ovviamente sono distanziati nella superficie del chip. Il chip è un chip composto, quindi non è monolitico, è formato da più materiali, quindi con caratteristiche di dilatazione differenti, che utilizzando, quindi con il caldo, con il freddo, eccetera, eccetera, porta ad uno stress meccanico i collegamenti, ed ecco che accade, che il telefono non si accende, il telefono si blocca, cose di questo tipo. Questa è una caratteristica negativa, ma è una caratteristica del BGA, e i produttori di telefoni hanno sopperito a questo problema utilizzando della colla. Questa colla va levata, perché questa colla chiaramente produce spessore, produce isolamento, eccetera. Un metodo per levare la colla può essere tramite abrasione, oppure, come ci sta mostrando il tecnico, tramite un intervento a caldo con lo stagnatore e la treccia di rame. Un metodo classico che però è, secondo il mio punto di vista, il metodo, il miglior approccio, perché protegge dall'overscrub, cioè dal troppo grattare la superficie del chip, e quindi ci dà la possibilità poi di ripristinare una piccola parte di bolle, infatti quello si chiama half rebowling, e poi andare a leggere questo chip. Andando, vedete che sembra proprio che si stia bruciando, in realtà noi stiamo in quel momento bruciando la colla, non stiamo bruciando il chip. Stiamo bruciando la colla e stiamo liberando il chip dalla presenza di questo agente inquinante per noi. Una volta che la colla è bruciata, viene pulita con un prodotto apposta, un deflussante, che ci dà un forte potere pulente, e semplicemente con questo pennellino si va a pulire la superficie. In questo caso siamo di fronte ad un EMCP221, uno degli ultimi chip in commercio di questo tipo. Una volta pulito il chip è pronto per la lettura, e quindi c'è la possibilità di estrarne i dati. Tutta questa operazione qui è un'operazione che in un tecnico con uno skill medio porta via un 15-20 minuti, non porta via un giorno. È un'operazione che, se fatta bene, porta ad un risultato positivo dell'85-90%, a seconda della qualità del prodotto, inteso proprio come è messo il telefonino. Ci sono molti tipi di implementazioni hardware, quindi può succedere che ci abbia molta colla, tipi di colle diverse, non è proprio così semplice. Però alla fine, una volta che l'operatore è sufficientemente preparato, riesce a portare a casa adeguatamente, anche perché in tutti quei piedini che vedete solo una minima parte sono piedini utili al nostro servizio. Gli altri piedini, soprattutto ecco dove sta intervenendo adesso, sono tutti piedini di memoria RAM, perché questo chip qui al suo interno ha sia la RAM che la NAND flash. Quindi in questo caso, anche se si rovina, non interessa poco, noi ci interessano quelli un po' più in alto. Una volta fatto un'ispezione anche a microscopio, quindi siamo sicuri che il nostro chip è stato pulito adeguatamente, e come si può notare lo è stato, e non è stato eccessivamente graffiato, perché se vedete quello è un PCB, quindi bisogna stare attenti, si può utilizzare il software di lettura. È un software di nostra produzione, con dei lettori di nostra produzione. Con questi lettori abbiamo una lettura forense, che significa questi chip non possono essere scritti se non con delle istruzioni di scrittura adeguate. Se io nelle mie routine di utilizzo non prevedo le routine di scrittura, questi chip non possono essere scritti, non c'è possibilità di una scrittura accidentale. Con il risultato che questo diventa un oggetto write blocked, quindi non può scrivere, può solo leggere. Grazie a questi chip Hai finito? Allora concludo, visto che sta finendo. Grazie a questi chip, a questi zoccoli, riusciamo a leggere i nostri chip. Vedete qui adesso stiamo facendo l'estrazione dati, quindi stiamo facendo la parte raw dei dati al suo interno, quindi non abbiamo ancora ricostruito il file system, non riusciamo a vedere cosa c'è dentro, però abbiamo congelato la situazione, stiamo tirando giù tutto quello che c'è dentro questo chip. Vai avanti un attimino, qui ancora un pochino. Giusto, ancora un pochino, ecco, a questo punto lo analizziamo, cioè prendiamo i dati raw, li analizziamo, ricreiamo il file system, ricreiamo
tutta la file tree completa, andiamo ad aprire il database che compongono quelli che noi chiamiamo dati complessi all'interno del nostro disco. I dati complessi sono la parte più importante, sono le chat, sono gli SMS, sono tutto quello che fa di un telefonino il telefonino di una persona, e a quel punto lo andiamo ad analizzare, andiamo ad analizzarlo, andiamo a portarlo ad un livello tale dove arriviamo a vedere le foto, arriviamo a vedere gli audio, arriviamo a vedere le chat, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, il mio tempo è finito. Si poteva fare un'altra mezz'ora, ma purtroppo. Grazie.